telefono e lei il commissario. Io sono qui oggi per un convegno della Coldiretti dove parleremo del PNRR e del lavoro che abbiamo fatto e stiamo facendo. Il voto di ieri come lo analizza? Come lo ha analizzato il Presidente del Consiglio in modo abbastanza chiaro, è una posizione quella del nostro partito in Parlamento europeo che è stata spiegata dai rappresentanti in Parlamento e che non comporta nessun cambio di approccio rispetto ai passaggi successivi. Senza i Verdi avreste votato la von der Leyen? Guardi, non mi chieda di fare considerazioni di carattere più politico, e mi sembra che siano state abbastanza chiare le posizioni assunte dalla nostra delegazione in Parlamento europeo. Chi dice che le scelte del Premier Meloni siano andate solo nella direzione di leader dei conservatori e leader dei Fratelli d'Italia, non nell'interesse nazionale? Cosa risponde? Non ho da rispondere io, sono i risultati che il Presidente del Consiglio e il Governo hanno raggiunto in questi quasi 2 anni di lavoro nell'ambito delle istituzioni europee. Su diversi temi, ho appena citato l'agricoltura, ma potrei aggiungere il tema dell'immigrazione, il lavoro fatto sul PNRR, l'elenco è molto lungo ed è fatto di risultati concreti che il governo ha raggiunto a livello europeo e che penso saranno i fatti a incaricarsi di smentire questa critica e dare una risposta chiara sul percorso concreto e coerente che il governo porta avanti. Con la delega che magari arriverà, con delega che magari arriveranno, intende questo? È un tema che si vedrà, nel senso che io sono più appassionato ai dossier e a raggiungere i risultati nell'ambito dell'azione del nostro governo e quindi dell'interesse del nostro paese. Questo è il compito che ha il governo, in modo particolare anche con la mia delega agli affari europei che ho io e che continuerò a portare avanti rispetto agli obiettivi e alle strategie che il governo porta avanti. Il governo preferirebbe rimanere al suo posto, quindi? Guardi, non ho da rispondere su questo. Il governo italiano avanzerà un nome che poi verrà scelto dal von der Leyen per quanto riguarda il commissario per il sud del Mediterraneo? Guardi, questo lo dice lei, quindi... No, una domanda. No, diciamo, se lo avanzerà il governo italiano. Non spetta a me entrare nell'ambito delle deleghe, che è un compito preciso della Presidente della Commissione europea. Le posso rispondere che il governo italiano farà quello che faranno tutti gli altri governi europei, esattamente la stessa cosa, non ci sarà una sola differenza tra il comportamento del governo italiano nella composizione della Commissione europea e quello che faranno gli altri governi europei. Ma nel caso sarebbe... No, guardi, sono temi che io comprendo possono far parte del dibattito politico, ma sono temi sui quali non vi posso aiutare. Ma nel caso in cui il governo italiano indicasse lei come commissario, sarebbe pronto? Ma guardi, io non sono abituato a ragionare né con i se né con i ma, quindi è un tema che riguarda il lavoro che il governo porterà avanti. Io oggi sono qui per parlare di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il mio lavoro in questo periodo continua sulla base delle gravose deleghe che il Presidente del Consiglio mi ha assegnato, sulle quali cerco di fare del mio meglio.